eccoci qui, grazie per essere qui con noi. La figlia di Marconi, grazie veramente, un grande regalo. Perché è qui? Allora, salutiamo anche Alberto Chiantera, giusto? Chiantera? Chiantera. Perché proprio oggi qui parliamo di SOS, il telegrafo? Perché? Perché 100 anni fa, l'altro giorno, la notte tra il 14 e il 15, 100 anni dal disastro purtroppo che colpì il Titanic. Cosa accadde? Che fortunatamente su quella nave c'era il telegrafo e fu una salvezza, perché ci fu un disastro grandissimo, ma se non ci fosse stato il telegrafo sarebbe stato ancora di più, è vero? Certo. Intanto eccolo qui, noi lo vediamo, perché tutte le navi all'epoca non erano dotate di telegrafo. No, effettivamente questo è il telegrafo da dove fu lanciato il famoso SOS per appunto il salvataggio dei naufraghi. Mentre su un telegrafo come questo il Carpazia riceveva il messaggio e poi si mise in soccorso appunto del Titanic. Diciamo, se non ci fosse stato neanche un superstite. Sì, bene, è ovvio, sarebbero morti tutti nell'acqua gelida, giustamente, perché lanciando questo messaggio e grazie a Guglielmo Marconi, che fece appunto collocare a bordo il telegrafo, si riuscì a lanciare il messaggio e il Carpazia, come dicevo prima, ne era dotato appunto di una stazione ricevente telegrafo che poté captare il messaggio e salvare queste vite, quelli che poteva recuperare che erano ancora in acqua. Ma è vero che Marconi vuole incontrare il telegrafista? Sì, perché volle incontrare, quando arrivò giustamente il radiotelegrafista, per complimentarsi, perché il radiotelegrafista è stato veramente un eroe, perché il comandante lo andò a prendere e disse: andiamo via perché stiamo affondando tutti, e lui restava perché voleva continuare a lanciare messaggio, perché è stata una grande impresa per lui, perché giustamente sapendo che più messaggi lanciava e più navi captavano e potevano, certo, andare a prendere. Allora, qui abbiamo dei reperti veramente impressionanti. Allora, questo faceva parte era sull'Elettra, giusto? Sì, mi perdoni Massimiliano, sì. Volevo far notare però, sì, questa tessera qui è una tessera che è stata rilasciata a un radiotelegrafista che era su una nave, non sappiamo quale giustamente, del 1920, perché all'epoca il radiotelegrafista doveva avere il suo tesserino appunto perché era collaudato per fare questo mestiere, insomma. E questa quindi era del... Questa qua era di un signore, di Genova, c'è nome, cognome, fotografia, tutto. Ecco, perché... questa invece cos'era? Questa era l'antenna. E qui parliamo dello yacht Elettra, praticamente, non ha niente a che vedere con Titanic, questo è il radiogoniometro che si trovava appunto sul panfilo Elettra, che adesso è purtroppo affondato nel porto di Muggia, e quello che è rimasto, perché come parlavamo con la principessa prima, è stato smembrato in 5 parti. Perché allora stiamo parlando di questo? Perché una cosa strana, di solito nasce la figlia, si dà il nome alla figlia e poi si dà il nome alla barca, all'imbarcazione. Qui invece avvenne proprio il contrario, è vero principessa? Perché prima il papà diede il nome Elettra alla barca e poi dopo a lei. Sì, ha dato il nome di Elettra allo yacht, alla nave che lui aveva comprato, di cui era unico proprietario, per le onde elettriche. E quando sono nata io mi ha chiamata Elettra come il suo yacht. Io sono molto grata a mio padre perché era uno yacht storico, laboratorio di mio padre, e anche perché lui l'amava moltissimo, lui amava il mare e amava il suo yacht Elettra. Quindi almeno sono rimasta io a ricordarlo. E poi naturalmente anch'io ho una grande passione per il mare. Ecco, ma com'era il papà Marconi? Noi tutti era lo molto affettuoso, allegro con me, e mi rispondeva a tutte le mie domande, aveva molta pazienza, mi faceva divertire, ideava dei giochi per farmi divertire. E era molto intelligente. Ma è vero che anche a casa lui faceva sia con sua mamma che con lei, e sì, dei veri e propri esperimenti? Sì, continuamente.
dimmi se si sbaglio, divertiva. Quando lui iniziò proprio, proprio all'inizio stiamo parlando, lui mise un campanellino all'interno della casa per sentire le onde che provenivano dai fulmini. Ma lui appunto, come diceva la principessa, alla Villa Grifone a Pontecchio, lui era continuamente su in soffitta che continuò a fare esperimenti e lui metteva campanelli dappertutto perché lui aveva capito che attraverso l'etere poteva scoprire qualcosa di interessante e così fu, perché finalmente dopo tanti esperimenti lui riuscì a chiamò sua madre e disse: guarda mamma, che io ho scoperto che a distanza riesco a far suonare quel campanello senza fili. Così fu. Poi lui allungò le distanze, principessa mi corregga se sbaglio. Sì, perché magari da 2 metri a 3 metri, allungò metri, le distanze finché non riuscì a fare il famoso collegamento da Poldo a Terranova, dall'Inghilterra all'America, oltre i 3.000 chilometri di distanza. Lì, quando Marconi ricevette debole, ma non dare adito a dubbi, i famosi 3 punti della lettera S dell'alfabeto Morse, lì Guglielmo Marconi capì che aveva scoperto qualcosa di interessante. Certo. Il problema grosso, principessa, il problema grosso è che Marconi fu denunciato, perché le ditte che facevano i cavi sottomarini, che collegavano, giustamente avevano perso il lavoro. Credevano che certo. Perché giustamente dice, ma come facciamo adesso noi con i cavi sottomarini a collegarci, perché questo attraverso l'etere ha scoperto tutto e così è stato. È quello che succede anche oggi con tante cose. Ma certo. Allora, possiamo vedere come funziona? Sì. Quando lo inventò lui? Allora, innanzitutto, il radiotelegrafo. Praticamente lui nel 12 dicembre 1901 fece il collegamento e nei primo Novecento praticamente lui aveva capito, questi sono i 3 punti della lettera S e questi sono... Questo è la S, questa qua. Invece questa è la stazione. Ecco, l'importante questo era perché trasmetteva. Qui lui trasmetteva, mentre invece il Carpazzi aveva un apparecchio simile a questo che invece riceveva praticamente. E riceveva il messaggio e qui sulla zona, si chiama zona questa striscia, praticamente c'erano il punto linea che venivano lanciati e dava anche le coordinate. Quindi questo è un codice, delle coordinate, un codice certo, che dava. Dava le coordinate praticamente in che punto si trovava il Titanic. Certo. Ecco perché il radiotelegrafista continuava a lanciare messaggi e Marconi volle complimentarsi con lui, perché aveva veramente fatto un'opera grande e aveva messo in atto quello che effettivamente aveva scoperto Marconi. Principessa, ma come diceva prima, l'imbarcazione quindi è divisa in 5 parti, oggi dove si trovano? Ah, sì, è stata una cosa terribile, un dolore immenso per mia madre, Maria Cristina Marconi, e per me, che ero la figlia, perché noi ci raccomandavamo sempre al governo di fare un museo e cercavano i fondi e poi, dopo che poi anche l'Inghilterra e l'America avevano chiesto di avere lo yacht Elettra per fare un museo, loro rifiutavano perché dicevano che era una gloria nazionale e poi improvvisamente abbiamo letto dal giornale che l'hanno diviso in 5 pezzi. Quindi adesso rimane un grande bel sogno quello poterlo rivedere magari. Sì, ma è impossibile. L'unica cosa è conservare i pezzi. Certo, assolutamente. Perché sono dei cimeli. Allora la prua è a Trieste, la poppa al spazio del Fucino. L'unico pezzo conservato bene è a Sasso Marconi dalla Fondazione Guglielmo Marconi. Quindi, se vediamo il lato positivo che magari... L'altro negativo è quello che è a Santa Margherita Ligure, che è anche trascurato. Ecco. Io vado a combattere sempre per mantenere i pezzi. Giustamente, questo comunque magari vediamo il lato positivo, può essere anche motivo per i ragazzi affinché possano fare delle gite e quindi possano sempre tramandare un grande pezzo di storia a livello mondiale. Sì. Per concludere però volevo chiederle, dato che noi questo è proprio l'argomento del benessere, quanto è cambiato proprio nella vita di tutti i giorni dal 1930, perché alla fine poi la radio realmente si ebbe in quegli anni. Sì, beh, negli anni 50 la radio fu Fu detronizzata dalla televisione, ma dopo si riprese praticamente ed ha raggiunto già notevoli dimensioni e programmi, pertanto la radio sta riprendendo nuovamente
alla grande. Senta, allora, io vorrei dire una cosa. Velocemente, perché non abbiamo più tempo, ci stanno per chiudere. No, riguardo il Titanic, è la più grande ricompensa a tutti gli studi e lavori di mio padre, è stata la gratitudine che hanno manifestato i naufraghi quando lui nel porto di New York è andato incontro ai naufraghi e loro piangendo l'hanno abbracciato e l'hanno ringraziato. Un pezzo di storia meraviglioso. Come no. Principessa, noi la ringraziamo, grazie realmente per essere stata qui. Devo salutare. No, aspetta, io lo so perché lei, è vero che è a Verona, però so che in realtà è di un paesino della Puglia, del Salento. Sì, beh, io sono di Galatone, saluto tutti i miei concittadini che mi stanno guardando. E giustamente e tutti i veronesi dove risiedo e ho il mio museo. E tutta l'Italia. Allora, grazie per essere stati qui con noi. Noi vi aspettiamo domani, sempre con cose dell'altro che. Adesso vi lasciamo con Geoscienza e poi con Geo con Sveva. A domani, buon pomeriggio. Grazie.